Eccoci qui, cari naviganti, per un nuovo video dedicato al Centurion, ma questa volta con un occhio un po' diverso, in un approccio un pochettino differente. Questa volta per cercare di parlare di tuning, di un comandante che purtroppo non vede molto gioco, anche se ha un discreto potenziale sia offensivo che, diciamo, per evitare la tassa di comando, ma questo lo vedremo con calma, con ordine. Proprio perché Ogak è un comandante che ogni tanto qua e là spunta tra i tavoli da gioco, ma in quest'ultimo periodo ha subito, grazie agli interventi di nuove carte e alla possibilità di valutare approcci differenti grazie alle sue abilità, una serie di upgrade che potrebbero essere utili per rinverdire una vostra lista e quindi migliorare quello che poteva essere l'approccio del passato con qualcosa di differente. Abbiamo preso in esame due liste, prendendole dall'area Centurio Commander Official che è presente in Moxfield, partendo da due vite dello stesso giocatore, Riccardo Cicerone, che circa un anno e mezzo fa e in quest'ultimo periodo ha affrontato il tema Ogak e ha provato a rinverdire e rivedere la lista con circa 21 carte che in qualche modo vanno a rimescolare la situazione, portando una serie di vantaggi e di specifiche che in qualche modo migliorano la resa in campo e anche la duttilità di questo comandante. Ma andiamo con ordine, cominciamo a ricordare quello che Ogak fa e ci permette di fare dalla zona di comando e non solo, perché Ogak, Necropoli risvegliata, costa 7 mana, di cui 5 generici e 2 ibridi neri e verdi, per un avatar che di fatto non può essere castato col mana, e quindi deve utilizzare due abilità differenti, Convocazione e Esumare, che sono rispettivamente quella di tappare delle creature in campo per pagare il mana, col tap, o per pagare con l'esilio delle carte dal cimitero, eventualmente altri mana. In questo caso varrà il colore della creatura o della carta esiliata per definire la possibilità di castare il mana colorato che comunque è presente. Posso comunque lanciare Ogak anche dal cimitero per un grosso vantaggio, evitando quindi la tassa di comando, per un 8-8 travolgere che sicuramente farà male ai nostri avversari, soprattutto per riuscire a raggiungere 21 danni in caso di danni da comandante, o per finirlo se siamo stati in grado di fare altri danni nel frattempo con le nostre carte. Quello che è stato modificato in questa lista non è molto in realtà, perché come avete potuto vedere si tratta soltanto di 21 carte, però la filosofia è decisamente cambiata e molte delle carte che trovavano posto nel passato sono state accantonate, probabilmente perché sono state, diciamo, sostituite dalle carte migliori che generano effetti più incisivi, oppure perché in qualche modo è stata dirottata la strategia in modo leggermente diverso. Però perché, come ad esempio in questo caso, abbiamo delle carte migliori rispetto al passato, come Nidhogg Massacre, che non solo si preoccupa di fare da Vrata anche asimmetrica, visto che non andrà magari a incidere su un 8-8 tanto facilmente, ma che ci permette di infliggere danni e di acquisire punti vita con le creature che moriranno dai lati opposti del tavolo. Questo a tutto vantaggio della stessa Vrata o di altri effetti che noi effettueremo per distruggere le creature avversarie, oppure fare in modo che in qualche modo le nostre vengano sacrificate e ci permettono di ottenere ulteriori vantaggi. Poseidon ormai nel verde è una staple indiscussa da un po' di tempo a questa parte, e Lethal Skin va proprio a usare Convoke come ulteriore carta di supporto per distruggere creature Planeswalker che chiaramente ci possono dar mano. Oltretutto ci dà anche la possibilità di usare l'abilità con Niv, eventualmente avessimo Ogak, per ingrossarlo e quindi renderlo ancora più incisivo. Masked Vandal è un'altra staple ormai che nel verde si vede molto spesso, proprio perché ci permette di lavorare e combattere contro incantesimi e artefatti che possono crearci un po' di problemi, soprattutto contro il cimitero. E quindi andiamo a rimescolare un po' le carte con questo setup nuovo dal punto di vista delle rimozioni. Ma non è tutto qui, proprio perché una delle modifiche sostanziali che sono state portate a questo mazzo è quello di poter generare molti più token rispetto al passato, con ben 5 carte, di cui alcune arrivano direttamente da New Capenna, che ci permettono di generare token di vario tipo, qui cittadini, rogue, piuttosto che zombie, con quest'altra carta che arriva da Adventure of Forgotten Realms, ma poco importa. L'importante è avere body in campo per poterle tappare ed eventualmente far entrare Ogak prima del previsto. Qui si è cercato di scegliere delle carte un pochettino più resilienti o che comunque non incidano, come nel caso di Khadi Garden, all'economia complessiva di scala di quelli che sono gli slot disponibili. E quindi fare buon gioco a quelli che sono carte che magari con Blitz o con altre abilità ci permettono di ottenere vantaggi, anche in questo caso qui uniamo più cose in un'unica carta. Pescare e scartare, ottimo per riempire il cimitero, cercare di sfruttare
la possibilità di esiliarle, quindi di fare questi effetti in qualche modo che ci permettono di creare token, tesoro, quindi avere mana aggiuntivo per poter fare delle cose, creare pedine, insomma fare in modo che l'efficientamento generale degli slot a disposizione sia maggiore rispetto al passato. Altro gruppo di carte che va a cambiare un pochettino l'approccio del mazzo sono gli effetti di mill, perché ultimamente sono uscite diverse carte che ci permettono questo effetto e che risulta un attimino più interessante rispetto al passato, e in questo caso come in altri ci permette anche di avere dei body in capo che con Convoke vanno a nozze e che quindi ci danno modo di avere dei bitanti quando serve, piuttosto che delle carte che in qualche modo fanno effetti come Surveil, piuttosto che altre cose, per generare magari appunto vantaggi col fatto che noi millando carte otteniamo ad esempio tesori, insetti a nostra volta, quindi un mix che sfrutta meglio questa abilità e che ci permette quindi di ottenere dei vantaggi. Come vedete in questo caso milliamo tre carte, possiamo prendere una creatura, un planeswalker dal cimitero, riprenderla in mano, insomma avere dei vantaggi in qualche modo che puntino sia a riempire il cimitero, ma siano probabilmente più, come vedremo tra poco, più interessanti rispetto al passato. Un'altra cosa che è stata cambiata, ed in questo caso è anche abbastanza strana, è quella di avere effetti di rampa aggiuntivi. Sembra strano pensando che in qualche modo io non ho un comandante che usa mana e quindi potrei anche dire ma sì, tengo bassa la curva e cerco di utilizzare quello che ho a disposizione. Ma questo è il problema probabilmente che era un po' l'approccio del passato, visto che, come abbiamo anche potuto notare da alcune carte, noi abbiamo dei costi di casche. Non sono altissimi, ma comunque richiedono un pochettino di mana. E magari puntare esclusivamente a giocare, per esempio pensiamo a Midwolf Massacre, pensiamo esclusivamente a giocare Ogak, disinteressandoci di quello che c'è nel restante 99, ci poteva magari azzoppare, rallentare un po' troppo. E allora questo tentativo, diciamo, di sfruttare tesori o altri meccanismi per rampare e anche creature, di nuovo, per avere possibilità di tappare, per avere dei body in campo, certo ci fa comodo e magari ci permette di fare quei boost e quelle accelerazioni che chiaramente con un approccio magari old style potevano non funzionare. Infatti la cosa che veramente è stata cambiata nella lista sono stati gli effetti del passato che in qualche modo permettevano di scartare carte o comunque di riempire il cimitero. Come vedete, o nel caso di Dread Return, di rianimare qualcosa dal cimitero. Questo perché? Probabilmente perché sono carte che incidevano meno nell'economia di scala o non erano abbastanza veloci rispetto a quelle che venivano presentate nel passato. Si è preferito quindi puntare di più sul comandante e meno su carte di supporto che magari avevano dei costi elevati o comunque dovevano passare dal cimitero per poter essere castate, proprio perché il cimitero diventava un bersaglio troppo facile magari per alcune meccaniche o magari non era sufficientemente veloce questo approccio rispetto ad altri. Consideriamo anche che alcune carte, se io vado a fare un raffronto ad esempio con quelle che millano piuttosto che quello che scartano, chiaramente io qua mi posso trovare il caso di millare 3 o 4 carte invece di gettarne soltanto una nel cimitero. Quindi è chiaro che questo vantaggio permette un'accelerazione maggiore, permette di poter riempire più velocemente un cimitero magari svuotato da poco e quindi ottenere sempre la possibilità di giocare Ogak più in fretta e più volte rispetto al passato. Alcune carte sono anche dei manzi, quindi stranamente uno potrebbe dire ma come, io già gioco un 8-8, potrei affiancarlo con delle carte più grosse. Ma qui probabilmente la scelta è stata quella di non fidarsi troppo del cimitero pieno, magari puntare sì a riempirlo, ma riempirlo abbastanza velocemente da combinarlo con altri effetti, come potrebbero essere le pedine create in campo precedentemente, per fare in modo di far entrare il nostro Ogak svuotando il cimitero senza troppi scrupoli, non quindi puntando a conservarlo utilizzando, lasciando delle carte in campo, lasciando delle carte nel cimitero o quant'altro. L'obiettivo è far entrare Ogak, farlo entrare più volte, farlo entrare presto, e quindi si è un po' scardinata l'idea di avere il cimitero pieno a prescindere. Quindi potremmo trovarci sì qualche volta con 4-5 carte nel cimitero, ma ci serviranno per Ogak e questo ci basta. Il resto verrà spazzato via, esiliato, e tutto quello che di contorno poteva usarlo alla fine non ci interessa più. Ultima chicca, ritornando sempre a parlare di carte con Blitz, ormai una staple nel nero, che è Tenacious Underdog, che sicuramente qui potrebbe fare molto bene proprio perché ha un Blitz relativamente elevato e oltretutto ci fa pagare 2 punti vita. Però possiamo di nuovo castare questa carta dal cimitero e fare il suo effetto che ci permette di pescare carte e quindi di
rieffettuare questo loop ed eventualmente poter rigiocare due volte questa carta, che sicuramente per un 3-2 che in qualche modo può darci mano anche al nostro Ogak, può farci sicuramente piacere. Quindi, come avete visto, sì, non ci sono grandissime differenze sulla carta, eppure è cambiata la filosofia del mazzo e sono cambiate alcune tech che permettono di renderlo molto più efficiente rispetto al passato. Spero con questa disamina, questo approfondimento su questo generale molto particolare, che secondo me ha un grosso potenziale anche nel meta attuale, potrà farvi, diciamo, comodo per eventualmente riprendere in mano questo generale o rinverdire la lista che voi avete già magari realizzato in passato e abbandonato per altri colori e altri comandanti. Ci si rivede presto qui su Underground Sea, parlando sempre di Centurion, ma non solo, visto che noi trattiamo anche altri format nel canale. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che mettiate un mi piace sul nostro canale, su questo video o su altri nostri prodotti che noi realizziamo, di seguirci sempre di più e di eventualmente suggerirci altri comandanti da analizzare in questa sezione tuning che abbiamo inaugurato da qualche settimana a questa parte, con altri comandanti di vostro gusto. Alla prossima!